Si è tenuta a Palermo la finale della Star Cup Sicilia Business Plane Competition, affiliata al Premio Nazionale dell'Innovazione PNI, alla quale hanno partecipato i team finalisti della Star Cup Catania, Messina e Palermo. Sponsor dell'evento Unicredit. Biore System si è aggiudicata l'edizione 2023 di Star Cup Sicilia. La proclamazione del team vincitore di Star Cup Sicilia e degli altri finalisti è stata effettuata da Roberto Cassata, responsabile sviluppo del territorio Sicilia di Unicredit Italia. La premiazione è stata introdotta dagli interventi di Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di Unicredit, e di Massimo Midiri, rettore dell'Università di Palermo. La fase finale, no? Di Unicredit Start Lab, che non è altro che una business plan competition, che vede in gara tutte le finaliste che nelle diverse competizioni che si sono svolte presso le università. Quindi il binomio università banca, in questo caso un binomio molto importante, perché per raggiungere determinati risultati bisogna lavorare in sinergia, e non solo con le università, la banca, ma anche con altre istituzioni, con gli incubatori, con gli ETS, cioè dobbiamo creare un collegamento molto forte tra formazione e mondo del lavoro, eliminare quello che viene chiamato il skill mismatch tra formazione e mondo del lavoro e diffondere una cultura imprenditoriale tra i nostri giovani. E iniziative come questa, e non a caso noi siamo a fianco di Start Lab, di Start Cup Sicilia dal 2015, perché riteniamo che questa è un'iniziativa molto importante per promuovere lo sviluppo di nuove idee e progetti imprenditoriali, soprattutto di alto contenuto innovativo, che per favorire poi anche dopo la creazione di nuove imprese, perché poi l'obiettivo è creare occupazione, quindi nuove imprese, e favorire appunto l'occupazione dei nostri giovani. E manifestazione importante, ricorrente e significativa, che rappresenta un momento di confronto tra i campioni dell'ingegno dell'Università Siciliana. Non è soltanto un momento di festa, perché in realtà celebriamo anche con un momento formale i prodotti dell'ingegno, ma è un momento anche di riflessione, perché in realtà parliamo di trasferimento tecnologico, cioè parliamo di un prodotto che viene in qualche modo ideato nelle aule e nei laboratori universitari e che possono diventare improvvisamente prodotti di pubblico utilizzo. Tutto questo pone evidentemente un problema di lavorare attorno a questi progetti per far sì che i ragazzi sappiano che all'interno dell'università si può anche fare impresa. Cioè una buona idea dell'ingegno deve trasformarsi, può trasformarsi in una start-up, ed ecco che quindi istituti creditizi come Unicredit e università come Unipa possono legarsi insieme per aiutare il soggetto a non sentirsi solo e a tentare una partita che vede evidentemente in campo il suo ingegno. È una partita complicata, noi probabilmente come Sicilia siamo sicuramente indietro, ma stiamo lavorando fortemente per portare a livello le condizioni di vita dello studente universitario moderno in un contesto in cui c'è chi mette i soldi, c'è chi presenta le imprese, c'è chi lo porta in una dimensione nazionale o addirittura sovranazionale, perché i prodotti dell'ingegno prodotti a Palermo sono spesso anche di valenza internazionale. Quindi l'idea nata in un laboratorio diventa un'idea che poi diventa brevetto e quindi prodotto spendibile nel mercato. Ecco che quindi non è un'investizione che noi teniamo in sottobanco in secondo ordine, ma ne facciamo uno strumento operativo in quella che noi chiamiamo la terza missione, perché per noi la terza missione è quello che si fa, viene creato nelle aule, nei banchi dei laboratori, delle aule didattiche delle nostre università, per poi trasferirlo nel mondo reale per farli diventare prodotti di uso comune.